veramente incredibile. Invito tutte le persone che amano questa saga a correre a vederlo al cinema, perché è tutta un'altra cosa, ovviamente. Credo sia la 102esima volta che lo vedo, ma è sempre emozionante. Merita soprattutto sul grande schermo. Sentire qua l'audio qua e sentirlo a casa non ha prezzo. Lo aspettavo tantissimo, raccontavo i giorni. È un'emozione pazzesca. La vastità di ogni sequenza che ha creato Peter Jackson, la vastità dei modellini, la fotografia è spaziale. Questo è stato uno degli ultimi film a essere quasi completamente pratico. C'è stata una cura, una ricostruzione della scenografia, degli oggetti di scena, per esempio per la prospettiva forzata, c'erano copie di tutti gli oggetti in doppia dimensione e non c'è niente che ti faccia entrare in una storia più del fatto che tutti gli elementi che la compongono vedi che sono tangibili. Pelle d'oca. È stato un evento super, bellissimo veramente. No, bellissimo, bellissimo. Devo dire che la sala veramente merita. L'audio sentivi proprio quando c'erano gli effetti speciali. Belle vibrazioni, quindi molto, molto, molto positivo. Buonasera, a nome di tutto lo staff, benvenuti, bentornati. Noi felicissimi dopo così tanti anni di potervi riproporre sul grande schermo questo film davvero strepitoso che ci ha stregato tutti. Lascio la parola ad Enrico dell'associazione La Quarta Era. Della Quarta Era, siamo un'associazione di rievocatori tolkieniani, quindi come potete vedere vestiamo i panni dei personaggi che più ci piacciono. Se siete incuriositi, comunque potete seguirci sulla nostra pagina Facebook La Quarta Era, oppure anche su Instagram. E adesso godiamoci tutti insieme di nuovo questo magnifico viaggio nel mondo di Tolkien. Per noi è stato piacere portare un pochino della Terra di Mezzo oggi qui all'Arcadia. Spero che abbiate avuto piacere di vederci e se volete pubblicare le nostre foto, taggateci con La Quarta Era. Ciao, buonasera a tutti. Allora, l'ho già detto prima senza microfono, però vorrei sapere esattamente quanti di voi non hanno mai visto Il Signore degli Anelli al cinema. Ok. Ammazza, sono tanti, là. In questo momento mi sento veramente vecchissimo. Quanti di voi non hanno mai visto Il Signore degli Anelli da nessuna parte? Detto questo, sono passati 20 anni, io ho passato gli ultimi 20 anni a cercare di convincere la Warner Bros. A riportare il film in sala. E era impossibile perché c'erano solo in pellicola e non c'era il DCP digitale. Finalmente Peter Jackson ha curato la rimasterizzazione 4K della trilogia, tra l'altro rimettendo anche mano un po' sulla colorazione, su una serie di cose per renderla più aderente alla pellicola originale, perché l'edizione un video non è che fossero proprio uguali ai film usciti in sala. E stasera abbiamo il piacere di vederlo in 4K. Spero che vi piaccia, ovviamente, spero che piaccia a chi non l'ha visto. Chi non l'ha mai visto al cinema si renderà conto che visto al cinema in sala energia è una cosa pazzesca. Basta, ho parlato fin troppo. Buona visione a tutti.